Amici di Start, benvenuti a questa nuova puntata di Ottavo Giorno. Scuola, sanità, sicurezza sono gli argomenti che interessano moltissimo ai cittadini. Oggi parleremo di scuola, tanti sono gli edifici che a Pessarmerina necessitano di interventi. Parleremo di quegli episodi di branchi di cani che hanno aggredito dei passanti. E parleremo ancora della situazione dell'ospedale di Pessarmerina. È venuta a trovarci l'assessore alla sanità e alla pubblica istruzione, Innocenzo Di Carlo. Dottore, ciao. Benvenuto. Innocenzo, cominciamo subito a parlare del randagismo. Sono state prese delle decisioni per risolvere definitivamente questo problema. Sicuramente il problema è molto evidente. C'è un'attesa da parte dei nostri concittadini, ma un'attesa anche da parte dell'amministrazione, che è quella di cercare di risolvere al meglio un problema che non è sicuramente delle ultime ore o degli ultimi giorni, ma è un problema annoso che ci stiamo portando dietro da parecchio tempo. Ed era tra gli obiettivi che mi ero proposto di portare avanti e di poter risolvere. Abbiamo quindi cercato delle possibili soluzioni, ma abbiamo comunque cercato di pianificare tutta una serie di attività che potessero portare a una, diciamo, non completa soluzione del problema, ma comunque ad una risposta che potesse essere efficace sul territorio, perché quella che si aspetta i nostri concittadini penso che sia una efficace di una possibile soluzione. Certo, dobbiamo ricordare che all'inizio si portavano questi cani in alcuni canili, ma non era questa la soluzione del problema. Noi ci stiamo muovendo in due direzioni, perseguendo due obiettivi. Il primo è chiaramente legato al problema di ragionare in termini di sterilizzazione chirurgica, certo. Cioè il primo è legato in termini di prevenzione e controllo del randagismo. Convinti come siamo che il problema non si risolve facilmente con il prelevamento del cane vagante, maschio o femmina che sia, ed il trasporto, come dicevi tu, per una segnalazione, certo, fatta, sì, sì. Presso un canile che in genere è un canile privato, perché voglio ricordare a chi ci ascolta che non esistono canili pubblici nella nostra area, se non sbaglio un piccolo canile con un numero estremamente limitato di posti, e che esiste soltanto attualmente un ambulatorio veterinario, che è quello previsto ad Enna, e che di fatto le spese che si accollano gran parte dei comuni della provincia, non ultimo Pessarmerina, che paga con una convenzione presso, certo, il rifugio Mimiani oltre 40.000 euro l'anno, sono delle spese ingenti che capisci bene che in termini di ristrettezze economiche quali abbiamo necessità di cominciare a valutare altre possibilità. Allora, comunque, Innocenzo, cosa avete deciso? Avete deciso di sterilizzare i cani con una, allora, certa l'obiettivo, procedura, ti dicevo, è quello controllo e prevenzione. Perfetto. Perché siamo assolutamente convinti che occorre operare in questi termini. Quindi non soltanto in un modo, ma soprattutto in un altro. Questa operazione è partita? Questa operazione è già partita, si è già attivata, abbiamo lavorato parecchio per poterla attivare. È bene dirlo, perché purtroppo i problemi che si affrontano, anche se si vogliono risolvere nell'immediato, molto spesso non si ha la possibilità di, certo, farlo, perché per poter fare una cosa del genere occorre una collaborazione tra più istituzioni, e quindi il comune, l'ente locale ha dovuto lavorare in termini, diciamo, di, come dicevo, di collaborazione con altri enti, quali l'azienda sanitaria provinciale, quali il demanio forestale, e quindi cercando anche le possibilità degli accordi per raggiungere un obiettivo comune. Hanno dato la loro disponibilità, abbiamo avuto la possibilità da parte della cosa della quale peraltro abbiamo già informato più volte i concittadini attraverso la stampa, che ci siamo stati autorizzati ad utilizzare una struttura, ad usufruire di una struttura che è quella di un canile preesistente incontrata Ronza, e nello stesso tempo dell'ambulatorio veterinario che è adiacente alla struttura. Questo per fare in modo che i cani potessero essere ricoverati prima dell'eventuale sterilizzazione in ambulatorio e successivamente, così come prescritto dalla legge, avere questo post ricovero con, certo, controllo veterinario prima della immissione al territorio. È successo un problema, perché questo tipo di attività, purtroppo, che prevede anche una collaborazione diretta con le associazioni di protezione animale nel nostro comune, che devo ringraziare perché effettivamente durante questo periodo
hanno dimostrato, oltre che senso di responsabilità, grande attenzione al problema, ma era normale che lo avessero, ma hanno collaborato con noi in maniera molto 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 stretta, molto molto efficace. È necessario per poter affrontare. Perché grazie alle associazioni che abbiamo potuto monitorare il territorio, abbiamo provveduto ad effettuare 150 filamenti di cuccioli randagi, quindi questo ti fa capire anche la dimensione che ha il fenomeno randagismo. Abbiamo affidato 150 cuccioli randagi soltanto attraverso le associazioni. Abbiamo provveduto ad avviare l'anagrafe canina, la microcippatura dei cani. Quindi tutto questo progetto è cominciato? È cominciato. Questa attività è stata bloccata al momento perché ci è stato impedito, diciamo, di poter portare i primi cani che avevamo prelevato presso la struttura che era stata già individuata sia dall'azienda sanitaria che dal demanio. Abbiamo chiaramente, oltre che informare chiaramente Sua Eccellenza il Prefetto della situazione ed informare anche organi competenti regionali, stiamo cercando di lavorare innanzitutto per fare in modo che i cani che avevamo già prelevato venissero sterilizzati, cosa che abbiamo fatto con una struttura privata che ha consentito tra l'altro il pre e post ricovero chirurgico, cosa non facile da trovare, per la quale abbiamo lavorato parecchio. Ci siamo riusciti a fare, con l'ordinanza del sindaco abbiamo fatto in modo che ci fosse la sterilizzazione, che i cani entro fine settimana al ritorno sul nostro territorio verranno microcippati e verranno successivamente reimmessi sul territorio. Siamo fiduciosi che il problema si possa risolvere. Sappiamo ufficiosamente che, perché non abbiamo avuto ancora comunicazioni ufficiali, però sappiamo ufficiosamente che Sua Eccellenza il Prefetto sicuramente si è dato da fare, così come si sono date le altre istituzioni che hanno collaborato con noi per la soluzione del problema. Siamo convinti che la soluzione ci sarà a breve e, dicevo, sono assolutamente fiducioso che possa continuare, che possa iniziare definitivamente questo tipo di attività, che sicuramente è un'attività estremamente significativa, porterà anche proprio alla per quello che dicevo del prima. Problema. Cambiamo argomento, questo già ci conforta perché sicuramente la soluzione migliore perché è giusto che i cani comunque continuino a vivere nel territorio. Voglio aggiungere soltanto una cosa, mi riferivo poc'anzi alla necessità, alle diverse direzioni verso cui ci stiamo muovendo. Una chiaramente è quella dell'obiettivo di questa sorta di, che io chiamo progetto pilota legato alla sterilizzazione dei cani. Ma un altro progetto che ci sta particolarmente a cuore è quello del canile consortile. Certo. Volevo informarvi e informare chi ci ascolta che noi da una riunione del dicembre 2009 siamo stati individuati dal prefetto ed anche dalla regione, allora c'era la dottessa Bullara che reggeva il primo dipartimento sanitario, come comune diciamo di riferimento, cioè comune capofila dei comuni dell'area sud, mentre per Regalbuto per i comuni dell'area nord, per poter essere sede di canile consortile in attesa dei bandi. Cosa significa? È un canile che noi vogliamo che si istituisca, che venga a essere utilizzato un bene confiscato alla mafia e che possa essere poi usato in consorzio con altri comuni nell'ambito dell'utilizzo e quindi della gestione globale. Quindi anche diciamo, questa sarà un'ottima... Questo è un obiettivo che stiamo perseguendo. Perfetto. Sappiamo che in regione, siamo in pole position con altri comuni per l'attenzione che abbiamo nel tempo avuto nei confronti della problematica. Sappiamo che è pronto già l'assessorato della sanità è già predisposto un bando di intervento. Appena il bando verrà fuori siamo sicuramente nelle condizioni, perché abbiamo già lavorato a monte e quindi siamo pronti per poter subito partecipare al bando. E questo già è anche una cosa in più che sicuramente sarà utile per risolvere il problema. Lo speriamo. Adesso parliamo dell'ospedale. A che punto siamo? Innocenzo, ti chiedo, cosa abbiamo perso? Cosa abbiamo mantenuto? Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Brevemente, così possiamo anche parlare di scuola. Cosa abbiamo perso? Innanzitutto abbiamo perso delle funzioni di struttura complessa, cioè abbiamo perso dei primari. Dei primari. Che cosa vuol dire questo? Che le funzioni rimangono, cioè che l'ospedale, voglio dire in maniera molto chiara, ecco, bravo. Funziona bene, che esistono ancora strutture come l'ostetrica ginecologia, come la chirurgia, come la medicina, come la nefrologia, tutte le funzioni che hanno previsto ci sono. Significa che un cittadino che chiede una prestazione nel nostro ospedale la può avere. Benissimo. Sia ben chiaro. Perché chiaramente il cittadino, il primario è semplicemente una funzione di direzione della struttura, cioè una figura che dirige la struttura, ma la funzione in termini nulla. Di prestazione rimane. Ce l'abbiamo. Questo perché è il frutto, chiaramente, è giusto che i concittadini lo sappiano, è il frutto di questo famoso piano di rientro e di questa così elaborata riforma sanitaria
della quale preferisco non dare dei giudizi perché capisco che il tempo è poco. Ma su questo torneremo con più tempo. Cosa abbiamo perso? Cosa abbiamo perso? Abbiamo perso la possibilità di avere un reparto di urologia, nel senso che i pazienti urologici attualmente vengono ad utilizzare la prestazione ambulatoriale. Significa che c'è un ambulatorio che è gestito comunque da medici del distretto, cioè Enna e Piazza Mina fanno un distretto, quindi la funzione di visita del paziente e di eventuali possibilità di avere interventi in the hospital, quindi in giornata o in the surgery per i piccoli interventi cruci, viene comunque garantita nell'ospedale di Piazza Mina. Benissimo. Che cosa stiamo facendo? Innanzitutto stiamo lavorando per potenziare quello che abbiamo, a cominciare dal pronto soccorso. In secondo luogo stiamo cercando di salvaguardare quello che abbiamo, perché è anche importante non solo lavorare in termini di mantenimento, ma anche di potenziamento. Certo. E stiamo quindi, tra l'altro, cercando di lavorare soprattutto per la cardiologia. Perché? Perché la cardiologia è, secondo me, il problema sensibile che abbiamo noi e che viviamo noi come concittadini, proprio perché noi abbiamo molto spesso in ospedale un'emergenza, che è un'emergenza cardiologica, e quindi il problema è particolarmente sentito, non soltanto da me che sono un dirigente sanitario, o dai colleghi o dall'ospedale intero, per le consulenze cardiologiche che sono necessarie, ma è sentito dai cittadini, che per una storia che ha la cardiologia nel nostro paese. Quindi è giusto salvaguardarla, potenziarla al meglio per poter dare in maniera efficace ed efficiente i servizi che i cittadini vogliono. Abbiamo avuto il problema perché abbiamo soltanto due medici che attualmente stanno lavorando a tempo pieno e continuato per salvaguardare le prestazioni e dare e accogliere quindi i nostri concittadini che hanno bisogno della prestazione cardiologica, e stiamo lavorando per creare una struttura semplice, d'accordo con il direttore generale, che così si è espresso durante una riunione che abbiamo fatto in conconferenza dei capigruppo. Ti chiedo soltanto una cosa, pensi altri due cardiologi, se proprio mi permetti di chiudere, arriveranno, perché così ci è stato detto, abbiamo lavorato per questo, abbiamo ottenuto, grazie anche alla disponibilità dell'azienda, che altri due cardiologi a breve, ci dicono come dato il 1° di novembre, arriveranno all'ospedale di Piazza Mina. È chiaro che noi stiamo molto attenti e monitoriamo esatto, con molta attenzione tutta l'attività dell'azienda. Sei fiducioso? Ma guardi, io sono Sì o no, perché abbiamo pochissimo tempo. Sì, sono fiducioso per i cardiologi e per la disponibilità che il direttore generale sta mostrando nei nostri confronti. Non sono molto fiducioso su, se posso, voglio dirle, voglio esprimere un parere che ritengo assolutamente personale. Sì. Io sono molto fiducioso su quello che sarà la prospettiva, perché secondo me ci sono tanti problemi che dobbiamo, lavorando come stiamo lavorando, riusciremo a risolvere. Spero che sia più facile del previsto. Di scuola non riusciremo a parlare, solo una battuta. State mettendo in cantiere alcuni interventi importanti per rendere le scuole più sicure. Abbiamo già iniziato la nostra attività prevedendo la messa in sicurezza di tutta una serie di istituti. Abbiamo terminato la Falcone, stiamo lavorando sui canali, lavoreremo sulla Trinità, abbiamo completato alcuni lavori del terzo circolo, insomma, stiamo cercando di lavorare in maniera con obiettivi precisi. Benissimo. La messa in sicurezza delle scuole è un obiettivo che ci siamo proposti e che stiamo continuando ad attuare con i famosi cofinanziamenti di cui sicuramente. A che punto siamo? Un parere, siamo a metà dell'opera o diciamo ci vuole che un po'? Siamo a metà dell'opera. Ecco, l'opera benissimo. Però è già bene avviata. Bene. Perché alcuni sono già quasi conclusi, altri si stanno avviando e altri sono già avviati. Una cosa importante a cui tenevo è il problema dell'efficienza energetica, perché stiamo lavorando per cercare di fare in modo che l'istituto abbia un'autonomia energetica, e il progetto sul fotovoltaico che stiamo facendo sulla Roncalli è testimone del nostro lavoro e dell'obiettivo che noi abbiamo raggiunto, che abbiamo già finanziato. Sì, e quindi a presto comincerà e che vogliamo estendere poi tra l'altro a tutti gli edifici comunali, partendo dalle scuole. Innocenzo, io ti ringrazio. Ti auguro un buon lavoro, vedo che ne hai tanto, non purtroppo ti fermare, continua così. Ci sono tre deleghe che sono tre emergenze. Non ti puoi lamentare, no, assolutamente. Ha avuto un occhio di riguardo devo ringraziare il sindaco che ha pensato a me per le emergenze. Almeno vedi, lavorare molto mantiene giovani. Speriamo. Io ti ringrazio di essere stato con noi e agli amici. Grazie a voi. E agli amici di Start, con un saluto, con un caloroso saluto, li rimando alla prossima puntata.